fase ed in futuro ci saranno ragazze e ragazzi. La mia candidatura qui non vuole essere, dicevo prima, divisiva, ma vuole unire. Quindi non è una candidatura di centrodestra come non è una candidatura di centrosinistra. È assolutamente un civismo diffuso. Nella mia lista, che ancora non sarà presentata, la stiamo predisponendo, ci saranno persone che appartengono ad ogni parte politica, ma soprattutto ci saranno persone che non sono avvezze al fare politica, ma che sono... ma che vivono in questo territorio, molti giovani, che vogliono bene a questa comunità e che sperano di vederla crescere in armonia e in sviluppo per il futuro. Quindi alcuni amici hanno pensato a questo mio coinvolgimento qualche mese fa, vista, loro dicono, la mia esperienza, la vicinanza comunque a questo territorio anche di dove io vivo, e il fatto di non appartenere appunto a nessuna di queste specificità che prima ho elencato. Questa cosa mi ha nell'immediatezza fatto piacere, ma mi ha anche lasciato un po' dubbioso su questa opportunità. Poi, frequentando le persone di queste comunità, incontrandole, girando il territorio, ho notato che effettivamente questa era un'iniziativa che veniva vista con piacere da tanti, non pretendo certo da tutti. Oltretutto mi hanno colpito anche le motivazioni. Effettivamente qui c'è stata una situazione, soprattutto nei confronti dei cittadini che hanno votato no a Montemaggiore in gran parte, con grande maggioranza, ecco, non si è tenuto conto per nulla di quel voto, ecco, è stata secondo me una grande ingiustizia. Lì c'è anche un percorso giuridico, c'è un ricorso, massimo rispetto da parte mia verso i cittadini che portano avanti quel percorso, sperando che possano avere le loro, tra virgolette, soddisfazioni. Questo non può dipendere direttamente né da me né dalla politica, sono due percorsi sicuramente separati. Conseguentemente io, appena mi insedierò da sindaco, creerò lo statuto comunale che preveda le municipalità, cioè i consigli, quelli che nelle città più grandi un tempo si chiamavano consigli di quartiere, dove ci sia un prosindaco per ogni comunità, uno a Saltara, uno a Serungarina, uno a Montemaggiore del Metauro, che abbia anche delle possibilità di intervenire dando gli indirizzi all'amministrazione comunale, giudicando anche i progetti che si portano avanti, anche perché no, dei piccoli budget finanziari per portare avanti in autonomia delle singole iniziative legate alle singole comunità. Un'altra cosa che io ho notato fortemente in questi anni e soprattutto in questi ultimi mesi è la completa assenza dei sindaci che hanno governato queste tre comunità sui temi fondamentali come la sanità. Mentre si faceva una battaglia a Fano, in molti altri comuni, per difendere gli ospedali sul territorio e i servizi sanitari sul territorio, qui c'è stata la completa assenza dei tre sindaci che hanno governato nell'ultima fase i comuni che hanno dato vita a Coglie al Metauro. Questa è una lacuna molto grave che va assolutamente colmata. Loro hanno preferito, diciamo così, andare incontro alle esigenze del loro partito provinciale rispetto a quelle dei loro cittadini. Io credo che invece occorra assolutamente correggere questa strada. Appena mi insedierò da sindaco aderirò indubbiamente al patto di Piagge, che insieme ad altri sindaci vuol fare in modo che sia salvaguardata la sanità complessiva su tutto il territorio. A seguito della sua candidatura, Stefano Aguzzi lascerà il suo posto nel Consiglio Comunale. Tra gli scranni nella sua posizione troverà posto il giovane Luca Serfilippi, già assessore allo sport nella sua amministrazione comunale. Beh, la politica fanese io la seguo da tantissimi anni, ho fatto il sindaco 10 anni, ma anche molti anni prima ho avuto ruoli anche importanti, però devo dire la verità, io l'ho sempre alternata ad altre fasi della vita, cioè ho fatto per 9 anni, dal 90 al 99, prima l'assessore, poi il presidente ASET, poi sono tornato e sono andato a lavorare per 4 anni in fabbrica. Mi sono candidato da sindaco, ho fatto il sindaco, ho finito di fare il sindaco, sono 3 anni che insieme a mio figlio ho sistemato una piccola azienda agricola, quella che era del mio povero papà, e ho portato avanti il lavoro da coltivatore diretto. Ecco, non ho problemi sotto questo punto di vista. Fano è ovviamente la mia città che amo, ma credo di aver già dato molto a quella città, di impegno ovviamente, non ho la presunzione di aver fatto tutto bene, e penso che ci possono essere altre persone, anche più giovani di me in questo caso, che possono dare altrettanto, quindi anche il mio posto in Consiglio Comunale sarà preso da un giovane consigliere comunale che è stato con me assessore per 3 anni e che potrà dare molto alla città di Fano e al territorio, perché no? Collaborare anche con i comuni di Coglie al Metauro, perché la collaborazione tra una città che io conosco bene come Fano e una comunità importante come sarà quella di Coglie al Metauro può essere molto proficua per entrambe le realtà.